Amici del grande calcio, ben ritrovati su Senza giri di parole. Io sono Tatsuna. E io Byazaku che gode. In un altro post partita, questa volta di Sampdoria-Napoli 0-2. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordiamo sempre che noi sul canale abbiamo una playlist di tanti giovani talenti, abbiamo fatto anche un completo coverage del mondiale e potete trovare tanti altri approfondimenti su calciatori, su leggende, bla bla bla, insomma andate. E poi seguiteci su Instagram, perché questo lo dovete fare, Bravissimo, almeno questo lo dovete fondamentale. fare. Perché vi aggiorniamo, vi diciamo quando facciamo le cose, bla bla bla. Sampdoria-Napoli. Noi lo registriamo, vi parliamo, ben sapendo qual è stato il risultato di Milan-Roma. Quindi non c'è soltanto il risultato di Sampdoria-Napoli, ma c'è anche la lieta notizia che ci arriva da Milano, anche se io non so se considerarla del tutto lieta, ti posso dire la verità, perché qua sembra che il destino giochi un brutto scherzo, perché quando il Napoli dista dalle zone alte della classifica, proprio altissime, allora la Juventus dice: "Vabbè, quasi quasi, mo faccio i cazzi miei, tanto Inter e Milan, va bene". Ma quando c'è il Napoli su e non ci sono altri rivali all'altezza, oh, a Juventus deve diventare quella corazzata che non si fermi più. Non la ferma neanche Zeus con la folgore. E quindi un po' di tensione mi è venuta. No, io inizierei dicendo che come cambiano gli scenari nel giro di 2 giorni. Cioè, 2 giorni fa le milanesi erano praticamente sul tetto del mondo perché erano pronte a riagguantare il primo posto. 2 giorni dopo, adesso, come fai ben tu, si inizia a parlare solo della Juventus come possibile antagonista del Napoli. Quindi io ti rispondo dicendo che tra 2 giorni, anzi venerdì, potrebbe cambiare ulteriormente questa cosa. Ma a favore di chi? A favore ovviamente delle milanesi che magari supereranno per l'ennesima volta la Juventus, Ah, oppure dici. vedremo se la Juventus. Cioè, secondo me ormai è un gioco che può durare ancora per poco, io mi sbilancio. Perché dici giustamente, poi questi hanno iniziato malissimo, mo hanno fatto 8 vittorie consecutive, mo basta, che non è possibile. No, no. La Juve sono troppo casuali. Che sta facendo, poi vediamo man mano che recupereranno tutti i pezzi, si vedrà, però qui non siamo per parlare, non stiamo a parlare della Juve, Sì, parliamo di assolutamente. Sampdoria Napoli, dicendo che è stata una partita che è partita con quel rigore che per me è abbastanza generoso, anche se ormai con i tempi, grazie al VAR, siamo in grado di vedere e dare molte interpretazioni ai vari episodi. Diciamo che è proprio un rigore che te lo devi proprio tirare con la corda per trovare una logica, però tutto sommato l'incrocio di gambe potrebbe giustificare, ma per me quello non è mai rigore. E Politano se lo fa parare, meglio così, almeno non si potranno appellare al rigore regalato per giustificare questa vittoria del Napoli, Però io ti anche se posso sono dire che l'hanno sicuro che fatto lo l'hanno fatto lo stesso. stesso. Sì, esattamente così. Che ha destabilizzato la Samp che aveva iniziato bene. Cosa che Non è bene, è vero che aveva iniziato bene, per carità. dubbi. Anzi, invece il rigore sbagliato ha destabilizzato il Napoli, che nei primi minuti un po' così e così la Samp ha preso coraggio, però poi ci pensa lui. Il treno infermabile, colui che decide che non ci sono bip, perché lo bippiamo. Se lui è in campo e ha deciso che la partita deve finire in un certo modo,
Ovviamente sto parlando di Mario e Rui, eh. Sì, certo, certamente. Io l'ho ripreso, Victor, ma era solo per far vedere che è ovvio che parliamo di Mario Rui. Ennesimo assist in campionato. Secondo miglior assist man del campionato. Cioè, veramente. Ma possiamo fare una cosa? Cominciamo a parlare male di tutti i giocatori del Napoli. Senza. Che se poi. E deve essere questo l'effetto. Attenzione. Vabbè, Maria Rita ha fatto quel cross al bacio, dai. Dai. Ha Ma fatto poi un cross clamoroso, guarda, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Poi va, però è stato bellissimo il cross. diciamo Importante, anche soprattutto. come al solito, diciamolo, partita da croce e delizia, eh? Cioè tante cose buone, ma anche tante stronzate, più nello stile Mario Rui, quindi è un giocatore che non riesce mai veramente a salvare del tutto. Però sì, ovviamente è stato fondamentale nella vittoria di oggi. Ma comunque è un Mario Rui molto molto più gradevole rispetto a quello dell'anno scorso, comunque quello di Gattuso, ma proprio ampiamente. Quindi per carità, Comunque questo glielo riconosciamo appieno, ma dall'inizio della stagione. il dualismo con Olivera gli fa bene, già l'avevamo Certo. notato. Sì, certo, Victor Victor. invece ti fa quel gol spettacolare, proprio di rabbia, ti va a regalare pure la superiorità numerica con un'entrata criminale da galera di Rincon, che è il primo che mi scrive sotto al video rigore ne è regalato. Cioè, rosso regalato, ho piacere, disiscriviti e non tornare mai più su questo canale. Ma quando è stato scandaloso, forse la cosa più assurda è stata proprio vedere il tempo che ha impiegato l'arbitro per confermare la decisione. Ma che c'era da confermare? Un intervento senza guardare la palla. Cioè, Rincon ha proprio pensato: io devo fermare lui, non devo prendere la palla. Quindi Ma meno male che non l'ha preso in pieno, che poi ho letto, vabbè, non l'ha preso in pieno, ma meno male, se no doveva andare all'ospedale, Victor, cioè altro che Juventus. meravigliosi poi i giocatori della Sampdoria che cercavano di far ragionare l'arbitro sul fatto che non fosse fallo da ultimo uomo, ma Infatti, non era quello il eh no, problema. c'era Candreva, non l'hai notato, c'era Candreva. No, ma ci poteva stare pure Gesù Cristo al posto di Candreva, qualsiasi persona poteva. Però comunque quello è un intervento da russo, cioè l'ha falciato col pallone No, lontano, cioè voglio dire. chi Ma ha poi dubbi Rincon. non conosce le regole. Per me, chi ha dubbi su quel rosso non conosce le regole. Mi dispiace dirlo, ma è così. Poi. No, io che sono molto permissivo, lo sai, nel calcio, no? Noi ce l'abbiamo il dibattito su cosa può fare o non fare un difensore per acchiappare la palla. Però se tu hai palesemente cercato l'uomo e basta, ma come fai a riuscirtene con meno di un rosso? No, dai. Siamo Dio. Poi, dopo il rosso, ovviamente tutto in discesa, è iniziata la gestione. Potevamo subito trovare il secondo gol in tutte le occasioni che abbiamo creato, però la Sampdoria c'è da dire che ha fatto una scelta inusuale, ma allo stesso tempo intelligente. Cioè, di solito chi va in svantaggio e c'ha pure l'inferiorità numerica cerca di compattarsi, ma siccome sei in svantaggio dici vabbè, rischiamocela a questo punto, tanto già stiamo perdendo. Invece la Samp è rimasta compatta dall'inizio alla fine, rinunciando completamente a creare qualsiasi tipo di situazione offensiva. Tant'è che quanti tiri sono arrivati a Meret? Io non me ne ricordo nemmeno uno, sicuramente saranno uno o due, ma non ho visto le statistiche. No, sono Però. arrivate, ma praticamente solo prima dell'espulsione. Dopo Sì, però l'espulsione, sì. il Napoli ha gestito sapendo comunque della superiorità e del vantaggio, tant'è che tutte le occasioni sono andate alla fine da dei tiri dalla distanza. E poi è arrivato quel secondo calcio di rigore con fallo di mano netto, perché quello era un passaggio a Zielinski che avrebbe tirato sul dischetto del rigore. Praticamente fermato con un braccio super largo, quindi pure quello non vedo come non possa essere rigore netto. E poi mi è piaciuto Spalletti in conferenza Samba che noi siamo organizzati benissimo con i calci di Ma perché rigore. l'ha presa così sul personale? Non ho capito. Ripeti, siamo organizzati benissimo. Bellissimo. Ah,
Andatevi a recuperare l'intervista postgara su Dalton di Spalletti. Ma è vero che quello non aveva fatto nessuna accusa, dai. Giustamente voleva solo capire. Se posso dirti, a me questa partita fa piacere perché sono 3 punti, però mi restituiscono l'idea che effettivamente quello che noi avevamo notato nella partita, nell'ultima amichevole, era vero, cioè la squadra è stata preparata per far sì che l'inizio sarà un po' lento, perché palesemente, cioè la squadra fisicamente non ci sta, parliamoci chiaramente, ci sono dei giocatori che non esistono proprio dal punto di vista atletico e che bazzicano in mezzo al campo, poi alcuni lo fanno notare più di altri, però è chiaro che sia per tutti così, quindi questa è soprattutto una vittoria di squadra. Cioè la capacità della squadra di fare coesione, di superare questo ostacolo, che poi questo sarà sufficiente anche per la Juventus o comunque per altri scontri diretti qui a breve, non lo so, lo vediamo, però potrebbe essere una scelta, una scelta non spallettiana, facciamo così. Guarda, con la Juventus per assurdo potrebbe rivelarsi un vantaggio, perché ci capite che chi gioca bene contro la Juve poi perde. Quindi se tu giochi male, come fanno loro, può essere che il risultato sarà diverso alla fine della gara. Ma guarda, ma non metti in dubbio che l'idea stessa di rinunciare un po' a giocare con la Juventus potrebbe dimostrarsi efficace con quelli, perché ormai è palese che se tu giochi, nel senso che proprio provi a produrre tanto in una partita con la Juventus, loro sono bravi in difesa, ma poi come al solito, no? Si chiudono in difesa, poi riescono a trovare il gol perché hanno i giocatori forti davanti e finisce 1-0. Quindi sì, sicuramente quella può essere una chiave di lettura, che però non capisco come mai non applichino mai le squadre. Io alla Juventus mi adatterei, perché è una squadra che proprio è fatta così, quindi lo sai che perdi se te la giochi in una certa maniera, soprattutto se poi non sei straripante fisicamente come non lo è il Napoli. E poi buona notizia della giornata, che noi abbiamo fatto crescere, noi è un po' quasi come una piantina di cui ci siamo presi cura e che ha germogliata definitivamente, è Elmas, che oltre a giocare molto bene sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico, è stato un leader stasera. Sin dal primo minuto in campo è stato quello che si andava a prendere i palloni, era quello che cercava di creare le occasioni, sia attraverso i passaggi, qualche volta anche sbagliati, mi ricordo un errore su un passaggio facile da fare a Kvaratskhelia, che è stato un po' grossolano, però proprio il fatto che ci provasse, quindi sia tramite passaggi che tramite dribbling. E poi il rigore è complicato da fare, soprattutto dopo che i compagni ti hanno sbagliato uno, e soprattutto così bello, cioè farlo proprio sotto la traversa. Mi è piaciuto molto Elmas stasera, cioè se non fosse stato per Mario Rui, stato di grazia, sarebbe stato anche il migliore in campo. Vero. Vabbè, concluderei dicendo 2 paroline su Kvara. Io ti dico subito il mio punto di vista. È chiaro che Kvara non è ancora ripreso al 100%, però diciamo che lo stiamo un po' tutti troppo caricando di responsabilità. Io me ne sono acceso. Secondo me più che lui siamo noi, tutti, ci siamo abituati ai suoi livelli, che ci dobbiamo un attimo fermare e riflettere. Perché io, tutto sommato, sto vedendo comunque un giocatore che ormai qualsiasi cosa faccia, qualsiasi scelta faccia, viene puntualmente ripreso, e come se, perché ormai è chiaro, è quel giocatore che ormai tu dici vabbè, questo mi fa una cosa incredibile, poi se non la fa lo vai ad evidenziare, e questa cosa la stanno facendo dal più stronzo dei giornalisti al più intelligente degli opinionisti, tifoserie di tutti i generi, semplicemente perché o fai la ormai è entrato in quello status che o fa la giocata incredibile oppure sta giocando male. E io questa cosa sicuramente l'ha notata lui, ma la devono capire tutti quanti, che alla fine un giocatore per giocare bene non deve per forza fare gol e assist. E se non lo fa,
non significa che sta giocando male. Ovviamente, come ho detto prima, non è in un momento di brillantezza assoluta, perché ci aveva abituato a delle cose clamorose, però dire che sta giocando male è un'eresia per quanto mi riguarda, e è un po' stucchevole anche tutta questa presunzione dei vari telecronisti, direi a Tiribocchi per esempio, che veramente gli vorrei dire: caro Tiribocchi, tu metà delle capacità che c'aveva Quara non ce le avevi quando giocavi, quindi tutti questi suggerimenti a un giocatore del genere, sinceramente non credo che tu possa farglieli e darglieli. Io Quara, per farti chiosa finale sul discorso che fai, che condivido, lo vedo semplicemente come quello della prima partita col Verona, cioè un giocatore che fisicamente ancora non era pronto, ma senza le marcature che gli hanno affibbiato adesso. Cioè, era quel giocatore che ha giocato col Verona, quindi che non era ancora brillante fisicamente, magari anche psicologicamente ancora non preso, perché giustamente doveva ambientarsi. Quara in questo caso deve recuperare anche da un fastidio piuttosto pesante alla schiena, di cui magari non si è liberato ancora del tutto, solo che adesso c'ha tre giocatori addosso. Prima forse ne aveva uno, neppure, perché nessuno lo considerava. Adesso Quara deve essere, no, essere a me dà fastidio proprio il racconto che ormai c'è dietro a questo giocatore da quando è ricominciato il campionato. E secondo me il punto massimo si è raggiunto quando è stato sostituito al 65esimo per due partite consecutive, e prima, quando succedeva, non era niente di eccezionale. Adesso invece si fa notare che è stato cambiato perché non stava rendendo al meglio, quando praticamente dall'inizio della stagione che Spalletti un'intera partita a Quara non gliel'ha mai fatta fare ed è sempre uscito al 65esimo. Quindi il racconto che è particolarmente sbagliato per quanto mi riguarda. Sì, ne approfittano, certo che ne approfittano. E ti direi, per concludere, a volo, sì, commenti su come Spalletti ha gestito la partita, anche con i cambi, giocatori messi. Ha fatto i cambi che doveva fare. Alla fine Ndombele in grande spolvero, secondo me meriterebbe più spazio. Alciughi, che secondo me deve recuperare, secondo me non è tornato benissimo dal mondiale, però comunque si sta riprendendo. Molto probabilmente lo vedremo titolare contro la Juventus. E poi Raspa avrei voluto vedere di più, siccome sembrava quello più in forma di tutti. Ma Raspadori dovrà giocare con la Juve, secondo te? Io non mi spiego il fatto che è entrato all'87esimo. Cioè, io me l'aspettavo tra i probabili titolari, no? Quindi quando non l'ho visto tra i titolari ho pensato: vabbè, allora quindi vuol dire che entrerà al 65esimo, il classico primo cambio che fai. Non credo proprio. E quindi tu dici si fa due partite di pochi minuti Raspadori? Raspa c'ha quella cosa che, essendo il jolly, non riesce a trovare la piena titolarità, un po' come quello che ha passato Elmas, sì, nelle ultime stagioni. E va bene, allora concludiamo qui questo video. Grazie ragazzi per averci ascoltato, fateci sapere cosa ne pensate di questa partita, cosa ne pensate anche dei risultati di questa giornata. Raccogliete la sfida di Biazzacu, il guanto di sfida che vi ha mandato Biazzacu, diteci che secondo voi chi entrerà a far parte in maniera definitiva della lotta a scudetto e chi invece passerà le retrovie. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao!